lui voleva che io suonassi non Mozart ma Beethoven, la tempesta. Senti Marco Tullio, quella non l'ho studiata, quindi facciamo Mozart perché ce l'ho più sotto le mani. Perché insomma, poi suonare, per chi è musicista lo sa, suonare è un... ci vuole una ginnastica quotidiana, un rapporto proprio atletico che l'attore ha col suo corpo e con la sua testa, col suo, in quello che fa, ma un musicista suona ore e ore al giorno e io non me lo posso permettere per il lavoro che faccio, quindi è difficile. No, volevo, è una mia curiosità, cioè tu hai incrociato quella che una volta si chiamavano i filmmaker milanesi, cioè Soldini, Paolo Rosa e in fondo anche Di Costella, appunto, ma soprattutto... Vabbè, dopo fai un miliardario com'è? Sì. Ma Soldini, mi interessano di più Soldini e Paolo Rosa, cioè perché in fondo sono, hanno una tensione intellettuale particolare, cioè tu girando con loro la vedevi, cioè io sì, lo conosco molto molto bene, lo vedo spessissimo, però lui sul set è veramente di una tensione totale, cioè non è di quelli che gira molto, cioè è proprio il rigore spinto al limite. Paolo Rosa poi è più concettuale, non ne parliamo, cioè poi appunto tutta l'esperienza di Studio Azzurro, eccetera, eccetera. Tu quando hai lavorato con loro, hai sentito questa differenza oppure no? Cioè come ti sembrava? Rispetto a cosa? Ma rispetto a un set normale. Ma io... Dimmi com'era. Ma sai, io venivo dal teatro, per cui per me era una vacanza sinceramente il set, perché nel senso che venendo uno che viene dal teatro fatto duramente, molto... Il set è molto più agevole, c'è poco da fare, anche se lo vi... poi certo in quel momento sei in una tensione massima, però poi ci sono i momenti di... Il teatro è una cosa diversa e quindi insomma mi sono sempre sentita una privilegiata poi a poter fare anche il cinema, perché c'è... Una, non l'ho mai sentito, poi io ho fatto anche 10 anni di conservatorio, quindi guarda come galera, ne ho fatta tanta, avevo già un bello scheletro pronto. Ma loro non erano particolarmente esigenti, pensa a Rosa che poi... No, non mi sembrava, ma forse è un punto di vista. No, mi sembri... qualcuno che ha lavorato con un ex dell'opera di Parigi, lei ha detto ma sul set non si fa niente, io mi alleno 10 ore al giorno eccetera, qua lavora mezz'ora. Mi sembra lo stesso tipo di risposta. Senti, questo personaggio qui del film di Bertolucci è un personaggio che ha una sua crudeltà, c'è una scena poi veramente, insomma, qui lei proprio, cioè, come dire, e questo è interessante per un'attrice, no? Vederci un altro lato possibile di un personaggio, non so se è molto lontano, o ci scopri qualcosa di te. Beh, insomma, non mi hanno mai fatto fare la parte di una brava ragazza, no, beh, insomma, forse anche qualche volta, però evidentemente anche fisionomicamente posso essere efficace come sguardo crudele. E certo, c'è una scena nel secondo capitolo del film particolarmente crudele, non è colpa mia naturalmente, è una scrittura completamente addebitabile al regista. E cosa volevi sapere? Quanto no, quanto era interessante vederci questa cosa, era comunque un gioco, cioè che qualcun altro veda in te questo.
Ma io non mi compiaccio, anzi mi piacerebbe anche un po' separarmi da questa immagine, perché poi le immagini si incollano sugli attori, possono anche essere double face e non essere vantaggiose. Mi piacerebbe, insomma, sono un'attrice e quindi mi chiedi di fare questo, lo faccio fino in fondo, però come ripeto da molto tempo, mi piacerebbe una bella commedia brillante come alla Billy Wilder, che purtroppo in questi tempi è difficile. Senti, no, gli faccio un'ultima domanda per non tirarla troppo per le lunghe. No, va bene, per me anche per la gente, è un'occasione, anzi, è qui per questo, quindi voglio dire, per me era importante, infatti questo incontri, voglio dire, non è che stiamo parlando del film che si va appunto a proiettare, vogliono essere proprio un incontro e un focus sull'attore, quindi in qualche modo, quindi va benissimo, anzi sono contento e spero che anche voi lo siate, ovviamente. Senti, come lo interpretiamo? Non lo so, volete vedere il film? Sì. E allora? Allora ti chiedo solo una cosa, cioè tu hai lavorato con tanti autori diversi, ce n'è qualcuno, non dico più bravo, che non ha nessun senso, ma qualcuno che tu senti che corrisponda particolarmente a come tu pensi la recitazione? Ho amato moltissimo Marco Tullio Giordana perché quando lui si fidava dell'attore, e se si fidava gli lasciava un grande campo, una grande libertà di movimento, e quindi pur dandogli una guida sicura, quindi non facendolo sentire abbandonato nello spazio e nella storia, gli dava la possibilità di aggiungere qualcosa, e quindi l'ho amato e gli sono molto grata di questo. Benissimo, noi ti ringraziamo, sei stata bravissima. Ma imbarazzata adesso, possiamo farlo dopo? Grazie.